Abbiamo provato a programmare al meglio queste due settimane, con due settimane diverse, una dove l'aspetto fisico è stato più importante e nella seconda invece speriamo che l'aspetto tecnico e tattico sia stato più importante. 15 giorni appena iniziato il campionato non è stata cosa gradita, anche se è un qualcosa che ci accomuna a tutte le squadre, perché come ho detto prima in sede di presentazione del nuovo sponsor Decathlon, cioè, le squadre imparano giocando insomma, interromperci così non ci è piaciuto molto. Speriamo insomma di essere molto accorti all'inizio della partita, perché come sempre il Palabanca sarà un ambiente stimolante per la squadra di casa, che renderà difficile la squadra esterna diciamo, all'inizio della partita. Noi dovremo star calmi e cercare di prendere il ritmo subito sul cambio palla, perché questa nuova Piacenza comunque è partita con il, al di là della classifica che ha lasciato punti comunque soprattutto nell'ultima partita a una squadra che insomma Macerata lì ci lasceranno in tanti, però è una squadra che è partita con numeri molto simili a quelli dello scorso anno e quindi numeri abbondanti per dar fastidio. Sì, continuiamo la rotazione adesso. Questa settimana per Nema non è andato tutto diciamo in maniera regolare, vediamo, abbiamo ancora un giorno, ma se non c'è niente di particolare, a parte lui è in gabbia. Poi per partita noi schiacciatori, come prima, giriamo tutti e tre, penso che chi gioca dà massimo, anche quello che sta a panchina è sempre pronto per entrare e dare una grande mano. Io cosa aspetto di Piacenza? Aspetto, come ho detto, una partita difficile, sono una squadra, se non sbaglio, forse anche più forte del muro, quindi ci vuole un cambio palla, è molto buona. Bisogna avere pazienza e giocare punto per punto, perché quelle partite sicuramente sono lunghe e molto toste.